Sicurezza, il cuore del lavoro, è lo slogan del 1 maggio 2018 in Irpinia. Un grido di allarme che parte dalle aree interne della Campania, luogo simbolo della politica sindacale. Quella zona che poteva essere un momento di sviluppo importante dopo la tragedia del terremoto e che invece sta correndo il rischio di diventare di nuovo un cratere vuoto e deserto. Il mondo del lavoro ha bisogno di alzare la voce in questo paese, perché dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli immigrati e delle donne la politica non se ne occupa. È rimasto solo il sindacato confederale, la CISL, la CGIL, la UIL, che in tutta Italia oggi in tutte le piazze manifestiamo per il lavoro che non c'è. Vogliamo lavoro, vogliamo occupazione, ma soprattutto vogliamo sicurezza nei luoghi di lavoro, perché i lavoratori e le lavoratrici non possono morire per il lavoro. Il Sud è determinante perché debba ripartire il paese. E il Sud non parte senza le aree interne. Le politiche delle aree interne hanno desertificato. La scelta anche della stazione di Lioni significa l'abbandono delle aree interne con la riduzione dei servizi e lo spopolamento. Siamo di fronte ad una parte dell'Irpinia che c'è una desertificazione davvero paurosa. La nostra è una protesta come tante ce ne dovrebbero essere in questo territorio, martoriato dalla mala politica, martoriato dal disinteresse. E i lavoratori dell'AIAS hanno dimostrato che c'è sempre una liberazione da poter fare, c'è sempre un riscatto da poter mettere in atto, c'è sempre la possibilità di rialzare la testa. Oggi siamo qui a Lioni per raccontare questa esperienza e per far sì che il simbolo di questa iniziativa che abbiamo messo in campo in questi 8 giorni possa diventare simbolo di riscatto di un intero territorio.